quindi questo, ma poi ci sono anche altre scene divertenti, la zia per esempio, ne abbiamo parlato poco, sono un po' tipizzati i caratteri, nel senso che mia zia è molto cattolica, chi non ha una zia estremamente cattolica che fa l'uncinetto a casa, adesso tutti non ce l'avranno, quindi, vabbè, questa zia invece si è dimostrata molto aperta, tollerante, oh, sì, molto più di mia madre, sì, sì. Dice, però era anche meno coinvolta. Infatti mia madre dice, non so se fosse capitato a lei in effetti così, però questo coinvolgimento minore è stato curioso, nel senso che chiaramente una delle questioni per cui uno è più accogliente rispetto agli omosessuali è se conosce direttamente qualche omosessuale. Allora tra le mie domande a tutti erano un po', conosci qualche omosessuale così? Mia zia all'inizio dice no, aspetta però forse c'è quel parrucchiere, quel cosa, insomma alla fine è venuto fuori tutto il quartiere omosessuale nel quale vive le persone che non conoscevano neanche così. E mi è sfuggita una cosa che volevo accennare, ecco, è ancora aperto il dibattito, l'omosessualità è un fatto privato o un fatto pubblico? Nel senso che in tanti miei parenti eterosessuali mi dicono è un fatto privato, dovreste, bisogna tenerlo per sé, non bisogna pubblicizzarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Però alla fine la domanda conclusiva è stata, ho fatto bene a dirvelo, ho fatto bene a renderlo pubblico, e tutti dicono sì. Sì. Cioè quindi curiosamente dovrebbe essere una cosa così privata fino a un certo punto, nel senso che poi mi dicono non siamo stupidi, prima o poi l'avremmo scoperto che frequentavi più ragazzi che ragazze, eccetera eccetera eccetera, quindi chi non ha fatto coming out non crede di passarla lì così, perché molto spesso sanno, soprattutto le madri, prima di noi addirittura così. Ed è così pubblica la cosa, per cui quando nemmeno noi ce ne rendiamo conto, la mia zietta cattolica ha fatto tutto un lungo discorso su una ragazza che aveva preso casa nel suo condominio, che aveva un cagnolino e che frequentava solo donne. E quindi è così privata l'omosessualità che appena arriva un nuovo coinquilino che frequenta solo donne, la voce immediatamente gira. Quindi non, io credo che sia una questione, sia l'omosessualità sia una questione pubblica da dibattere in pubblico, insomma, ecco. E la famiglia italiana oggi può farlo e questo testo penso lo dimostri. Domande? Prego. Intanto mi volevo congratulare anch'io con Stefano, perché pure secondo me l'idea è molto bella e meno male che l'hai avuta, perché penso che sia importante, è un passaggio in più nella ricerca sull'omosessualità e nel sociale dell'omosessualità. Quindi insomma mi sembra un bel passaggio, io il libro non l'ho ancora letto, lo leggerò molto volentieri, anche se l'ho un po' seguito da fuori, perché conosco Stefano da qualche anno, quindi. Rompevo le palle anche a tutti gli amici, insomma. Eh? Rompevo le palle a tutti gli amici anche. Esatto, no, insomma ci tenevi al corrente dei tuoi progressi e anche delle tue difficoltà. Però ecco una cosa vorrei dire, che ho così proprio oggi, ora la pensavo mentre si discuteva di queste cose, no? E cioè in realtà il coming out è un processo che non finisce mai, è un processo continuo, non si può mai dire io ho fatto il coming out e sono arrivato al risultato che volevo ottenere, almeno questo non potrà succedere fino a che il complesso della società italiana sarà talmente cambiato nel profondo della connotazione culturale nei confronti dei generi, della sessualità e quindi anche dell'omosessualità, che non credo che questo avverrà in un tempo tanto breve, insomma, forse alcuni di noi riusciranno a vederla questa trasformazione sociale, io non lo so se la vedremo tutti, perché è un cambiamento lento, particolarmente lento in Italia dove abbiamo la Chiesa cattolica e una politica un po' succube della Chiesa cattolica. Ma insomma, ritornando al discorso del coming out, a me è sembrato interessante, no? Insomma, viene fuori dal discorso di oggi. Il primo passo del coming out è dire io sono gay, ma chi ti ascolta non ti vede con gli occhi tuoi, ti vede con gli occhi suoi, cioè ti vede con l'immagine che ha l'altro dell'omosessualità, che normalmente è una visione esteriore che è presa dai pregiudizi, che deriva dai pregiudizi sociali, che deriva dalla rappresentazione televisiva, massmediatica dell'omosessualità, no?
Quindi il fatto di avere fatto coming out, passaggio secondo me importantissimo, è ineludibile e non è mai abbastanza importante sottolineare quanto è urgente, più lo facciamo e meglio è, ma è solo un primo piccolissimo passo in realtà, perché dopo che l'abbiamo fatto, il secondo passaggio è non solo di dire io sono gay, ma anche di spiegarsi, di comunicare quello che davvero si è, di riuscire a comunicare agli altri quello che davvero si è, per rompere il prototipo pregiudizio, frocio uguale, macchietta televisiva, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ancora questo non basta neppure, perché dopo che tu hai detto quello che sei, o hai cercato di spiegarlo in tanti modi diversi, attraverso un libro, un film, la parola, l'amicizia, per quello che ti pare, viene fuori ancora un passaggio ulteriore, viene fuori molto bene nelle cose che si è detto oggi, no? A quel punto bisogna che siano gli altri a esprimersi su questo, se vogliamo davvero che sia fatto un passo avanti ulteriore. E soltanto nel momento in cui gli altri sono costretti, per una ragione qualsiasi, come nel caso del libro di Stefano, sono stati costretti, tra virgolette, tramite l'intervista, solo nel momento in cui sono costretti a esprimere loro dei pensieri compiuti su questo argomento, si compie un ulteriore passo avanti. Quindi, insomma, si scopre un po' come le scatole cinesi, che ogni volta che facciamo un passo e che ci sembra di avere fatto chissà quale conquista, dietro quel passo ce ne sta sempre un altro. E questo, diciamo, è bello perché appunto fa vedere nuove cose. Ma nello stesso tempo è anche un po' spaventevole contemporaneamente, perché appunto ci si rende, insomma, io oggi mi sono reso conto, veramente non solo oggi, ma insomma adesso in particolare, che questo coming out è davvero infinito, è davvero senza purtroppo, senza, nel senso che io ti dico Bovia, mia madre mi telefona, cioè mamma mi ha scritto un libro sul coming out, sull'accettazione, eccetera, eccetera, eccetera. Su Bovia, ma allora si può cambiare? Una domanda che ho già risposto decine di volte e così via. Cioè, quindi allora, così ne abbiamo parlato a lungo e il giorno dopo Bovia aveva un'altra idea rispetto all'immediato, insomma, ecco, così bastava spiegare, però un'altra volta, l'ennesima, così purtroppo. E poi vabbè, finiscono. Naturalmente tutto questo discorso che abbiamo fatto oggi è legato al discorso del coming out in famiglia, quindi mediato dai rapporti affettivi, che per fortuna sono quelli che sostengono positivamente questo progresso. Ma se noi spostiamo questo discorso del coming out fuori dalla famiglia, il mondo del lavoro per esempio, le cose diventano ancora più complicate, perché non c'è più il passaggio della mediazione affettiva, no? E quindi lì il percorso è ancora più accidentato e più problematico. Però sto dicendo queste cose assolutamente non per mettere in discussione l'importanza di questo percorso, semplicemente per visualizzarlo meglio. Però, ma questo è stato detto no, non da lui, ma nel senso che il coming out come processo continuo, perché è chiaro che una volta che io ho fatto il coming out in famiglia, poi il giorno dopo vado a lavorare, a meno che non ci vado conciato come Malgioglio, quelli immaginano che io sia eterosessuale e io mi pongo il problema, è il caso di dirlo o non dirlo, e quindi faccio un altro coming out o non lo faccio, il giorno dopo mi trovo in un'altra situazione, lo stesso. Non crea il problema, perché non è che una volta in realtà. Però volevo solo aggiungere un'ultima cosa, poi basta, che questa invece è una specie di domanda. Io so che tu hai avuto anche delle difficoltà nel percorso della pubblicazione di questo libro, no? E questa è una cosa che a me ha meravigliato molto, perché il tema della famiglia è un tema incredibilmente dibattuto in questi ultimi anni, no? Dalla Chiesa, alla destra, alla sinistra. E quindi mi era sembrato che approcciare il discorso dell'omosessualità dal punto di vista del contesto familiare mi sembrava una cosa ghiotta anche per l'editoria, anche per i media, eccetera. Invece, da quanto ho saputo, non è così. Ecco, magari ci racconti un attimo. Sì, ho avuto molta fatica a pubblicarlo, ci ho messo circa un annetto, che forse è anche un tempo normale per un libro, però i grossi non hanno proprio voluto sapere. C'era un Fazzi che per esempio si era mostrato disponibile a un libro di questo tipo, però facevano valutazioni di tipo editoriale, nel senso che dice l'intervista in Italia non vende.
dovresti scrivere un romanzo verità, una storia, così, però la mia, a me l'impostazione piaceva, secondo me era funzionale questo dibattito serrato, perché poi un'intervista richiamava l'altra e così via, e ne emerge comunque una storia più realistica. Io faccio il giornalista, quindi preferisco l'inchiesta e non mi cimenterei mai con il romanzo. I grandi editori nulla, questo editore invece Sonda era in qualche modo già preparato con un altro libro di 20 anni fa che è Figli diversi, New Generation, che è stato forse il primo manuale in assoluto su coming out, eccetera. Quindi